Naturalmente ci sono varie sale di terapia organizzate tutte allo stesso modo. All'interno ci sono dei microfoni e due telecamere a circuito chiuso che permettono la registrazione. Ecco, vede, questa è la sala C, sono già arrivati. Poi c'è la saletta di supervisione, separata dalla sala di terapia da uno specchio palese. Lei sa che cos'è uno specchio palese? È uno specchio finto attraverso il quale si può vedere. Dietro questo specchio siede il supervisore, un nostro collega che sovrintende ogni seduta e che può comunicare tramite citofono se vuole dare dei suggerimenti al terapista, oppure può andare fisicamente nella sala di terapia se vuole fare lui stesso delle domande. E questo in base al nostro principio che quattro occhi vedono meglio di due. Le registrazioni naturalmente ci servono sia per gli incontri successivi, sia come materiale di studio, di lavoro, di ricerca. Ah, dimenticavo di dirle una cosa. Quelli che vengono in terapia sanno che le sedute verranno registrate, sanno anche che lo specchio è finto e che dietro siede il supervisore. La seduta dura 50 minuti circa. Si sieda, guardi. Sì, sì, meglio, sta molto meglio. L'ha detto pure il professor Mariotti, che ce l'ha in cura e lo conosce bene. L'ha trovata addirittura molto meglio dell'anno scorso. Sì. Anche per gli occhi. Sì, sì, infatti mi avevano visto gli occhi bianchi, non proprio sì, bianchi, bianchi. Adesso invece ce l'ho più vivi. Vivi. Perché ho avuto lei, no? Già. Prima non avevo lei, allora. Infatti da un po' di tempo non ho più le scariche. No, cioè l'occhio mi si gonfia, ma in modo bello, bello, capisci? Non come prima, cioè duro, no? Prima si induriva ed era anche abbastanza brutto. Allora mi venivano queste scariche e l'occhio si gonfiava, no? Si gonfiava, si gonfiava. Anche adesso si gonfia, ma non come prima. Sì, sì. Ora però, poi non parlo più, Il problema è che malgrado il mio amore e tutto quanto, ci sono dei problemi che proprio, ecco, non riesco a colmarli. Anche il professore, quello che ce l'ha mandato per il colloquio per telefono, mi ha detto: signore, un ragazzo buono, c'ha un carattere dolce. Sì, sì, una natura dolce, no? Una natura dolce, dolce. Eh sì, per questo il professore non crede che ci vuole un'altra terapia. Dice che questa qua va bene, perché è una terapia dolce, amorevole, lieve. Come quella che mi ha fatto mamma in questi anni. Eh sì, non le dico che cosa non gli ho fatto. Beh, tutte le mamme poi lo fanno, ma io non le dico che cosa non gli ho fatto in questi anni. Proprio come se fossi in fase. Sì, proprio come i primi anni. Perché vedi Stefania, io mia mamma l'ho persa presto. Eh no? Sì, a un anno, no? Mia sorella e mio cognato se lo sono dovuto tenere loro, no? Il bambino. Perché i medici avevano detto: qua non c'è niente da fare, bisogna allontanarlo per una questione di una certa gravità. Io allora lavoravo fuori, no? E insomma, tutto un complesso di cose. Non vedevo l'ora di riaverlo il ragazzo, perché io l'ho dovuto lasciare da piccolo, che mio marito già me lo stava ammazzando, no? E allora i medici hanno detto: signore, qua non c'è niente da fare. E io ho detto: e che facciamo? E loro hanno detto: signore, lei lo stacca da lei, però... È stata una cosa tremenda, proprio. Sì, tremenda, ma è stato meglio così. Sì, perché quello era un delinquente, no? Ma vabbè, lascia stare. No, mi voleva ammazzare a me, perché mi odiava, perché assomigliava a mia mamma. E vabbè, la dottoressa conosce la situazione. No, però è sempre meglio dirle queste cose, sì, no? E poi, evidentemente, siccome io avevo questa natura un po' così, no? Sono stato traumatizzato, cioè no, finché stavo con mia mamma, no, non subivo questo. Non avresti subito. No, per l'anno che sono stato con te proprio non subivo, anzi, lei mi diceva sempre che io a lui lo rifiutavo. Sì, proprio. Sì, qualsiasi cosa lui faceva io non lo potevo proprio vedere, no? Era un fatto istintivo, no? Lo respingevo, lo escludevo, insomma, no? E per questo, siccome quando ho perso mia mamma, ho perso questa protezione, la mia natura si è dovuta difendere da sola. Io studio chimica, quindi queste cose le capisco bene, no? Come, sì, proprio lo sento, come una cellula, no Stefania? Tu lo sai che la cellula si protegge da sola, cioè vive e si protegge da sola, no? E lo stesso ho dovuto fare io, no? La mia natura si è dovuta difendere nel modo più duro possibile e così si è formato in me questo sistema di difesa, cioè duro, 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 madonna! Infatti io soffrivo di emicranie, vomitavo anche in alcuni periodi, no? Per questo mi hanno dovuto mettere in collegio a 6 anni perché questo tizio mi voleva per forza avere lui, no? No, lo doveva avere per forza di cose, no? Perché, insomma, mia sorella e mio cognato, no? Non se lo potevano più tenere e allora l'hanno dovuto mettere in collegio. Allora tribunali, contro tribunali, non le dico che cosa non abbiamo passato in quegli anni. Sì, perché col fatto che stavo poco bene mi hanno dovuto mettere in collegio. Sì, per toglierlo a lui, no? Sì, e io quando vedevo quello erano dei traumi tremendi per perché, me. Perché, vabbè, doveva vederlo. Perché anche alla magistratura aveva detto vederlo, ma non averlo. E lui mi parlava sempre male di mia mamma.
Lei, signora, perché non ha potuto tenere suo figlio? Non ho capito bene. Perché non potevo uscire di casa con mio figlio. Ecco, questa era la situazione. Perché? Perché se uscivo di casa, quello già mi voleva ammazzare, anzi, voleva ammazzare a me mio figlio. Ecco, questa era la situazione. Perché io allora lavoravo fuori, no? E allora la sera tornavo tardi. E allora, non le dico, ci sono state delle scene con la polizia, madonna mia. E allora i miei parenti si sono dovuti tenere ragazzi. Sì, perché lei mi voleva mettere in un convitto lì vicino, no? Cioè mi metteva la mattina e poi mi riprendeva la sera. Io così volevo. Solo che il questore me l'ha sconsigliato, mi ha detto, signora, ma come fa, come fa? E in più io tenevo la preoccupazione di quello che andava al convitto e allora... Perché quello era uno tremendo, no? Andava, veniva, era un personaggio perfido, no? Maligno. Sì, vabbè, soffriva di manie di persecuzione. Perseguitava i miei nonni scrivendo lettere. Beh, per questo mandava, mandava circolari ai miei zii. Quello di cui parli sarebbe tuo padre? Eh sì. No. Eh sì. No. Ma insomma, lo era o non lo era? Beh, dal punto di vista legale sì, però per me questo non conta niente. Ma scusa, tu perché me lo domandi, Stefania? Per dare uno status? Sì. E allora, per favore, chiamalo Tizio, no? Se dobbiamo proprio parlare di lui, chiamalo Tizio, eh? Vabbè, basta, non ne parliamo più, no? Lei capisce, una volta uscito di casa nostra... No, per me anche biologicamente... E basta, non ne parliamo più, anche il medico ha detto, Leone, basta, non ne parlare più, anche a casa, con gli amici, con i parenti, basta, chiuso, finito con me, finito con lui. L'unica disgrazia... è che a causa sua io non mi sono potuta tenere il ragazzo a casa, ecco. Vabbè, no, non ne parliamo più. Vediamo di risolvere i problemi che ci sono adesso. Sì, sì, ecco, ora i problemi derivano dal fatto che io fin da bambino percepivo, no? Cioè, non proprio da bambino, insomma, da ragazzo. Perché, appunto, io volevo vivere una vita bella, felice, non so, diciamo, scherzare, giocare, fare gli studi per bene, no? Solo che non ci riuscivo, no? Perché avevo questa forte emotività che mi bloccava, cioè mi ha sempre bloccato. Diciamo che mi ha protetto, ecco, mi ha protetto, però mi ha anche chiuso dentro una corazza, no? Stretta, come una morsa, da cui non riuscivo più a uscire. Anche se sentivo e vedevo, no? Adesso ho 29 anni, ecco, diciamo che anagraficamente ho 29 anni, però non so, ecco, diciamo che forse... Psicologicamente quanti anni senti di avere? Sì, sinceramente non so che dirti. Non so, ecco, diciamo che... Secondo lei, signora, quanti anni ha suo figlio? Cioè... Beh... Razionalmente! C'ha una memoria, un'intelligenza... No, bene, Stefania, io credo che tu la domanda a lei gliela devi porre come spirito, no? Sì, questa domanda che hai fatto adesso, perché io credo che io e lei abbiamo lo stesso spirito, sì, no? Che ci porta ad essere sempre... Lui, ma perché non fai rispondere la mamma? Volevo dire, lui sembra un ragazzo, sembra un ragazzino proprio, no? Se poi vediamo i problemi, no? Di tutti i campi... Una cannonata proprio, eh? No, perché mio figlio, no. Ma perché me l'hanno detto tutti i professori che l'hanno visitato, ecco. È solo che c'ha sempre bisogno di me. Ho bisogno perché non ti ho avuto. Quanto ha sofferto questo ragazzo, madonna. Quanti anni è che vi siete riuniti? 5. Sì, perché ti ricordi, no, che tu stavi poco bene, allora... Insomma, dopo la maturità, altri 2 o 3 anni si è dovuto restare con gli zii, no? Insomma, proprio... Bene! Sono 3 anni che proprio c'ha una vita tranquilla, felice. Come lo ha trovato lei, signora, 5 anni fa? Non so come dire. Come lo ha trovato questo ragazzo? Direi... chiuso, molto chiuso. Perché io lo volevo tenere con me a Latina, no? E lui niente, là non voleva andare. E allora mi sono detta, insomma, che lo lasciamo a fare laggiù con gli zii, no? E se no qua non risolviamo il problema. Sì, però tu non sapevi tante cose. Io non sapevo perché molte cose me lo nascondevano per non darmi preoccupazione, giusto? No, signora, mi scusi, io le avevo chiesto come lo ha trovato. Lei aveva detto chiuso.
chiuso. Soprattutto con l'esterno, poco comunicativo. Cioè, mi spieghi, stava sempre chiuso in casa? No, signora, no, è che non gli piaceva l'ambiente, no per i miei parenti, per carità, ma francamente pure a me proprio non è che mi piaceva. No, non è questo, è la mia natura, no? Cioè, io tutto bloccato ero, no? Ora invece sono... Oh. Sì. Ora io percepisco, no? Capisci? Ecco, ora io c'ho la visione. Prima non vedevo. Guarda, prima portavo gli occhiali, ora adesso non ce li ho. Li ho proprio, cioè, veramente, cioè, verso i 16 anni, già che li volevo buttare via, no? Verso i 16 anni. Io non vedevo e non vedevo e non capivo gli occhiali, cioè, non capivo perché non vedevo, no? Anche il professore non voleva credere quando lui gli diceva, professore, non è che questa miopia è un fatto psicologico? Sì. E il professore diceva, ma va, Leone, va, non pensare a queste cose, goditi la vita. Sì, perché i professori hanno i paraocchi, no? Loro si mettono i paraocchi e basta, e non vanno avanti, no? Mentre io già avevo capito, anche se non avevo mai sentito di questi vizi psicologici, cioè non avevo mai letto libri di psicologia o perlomeno applicati agli occhi, no? Però io sentivo che queste lenti, no? Sentivo che questi occhi così bloccati, cioè io proprio non le sentivo, ecco, non le sentivo queste lenti, c'era in me qualcosa che io rifiutavo, no? Che mi era capitato così. Infatti io le mettevo e le cacciavo le lenti, no, perché poi le dovevo tenere. E allora uscivo senza lenti, no? Poi andavo dall'oculista, mi metteva un grado in più, ero arrivato a sei gradi e mezzo, no? Poi a un certo punto ho smesso improvvisamente di mettere le lenti e sono uscito appunto senza occhiali e allora la vista improvvisamente è calata a 5, no? Il medico mi diceva, come mai? E anch'io gli dicevo, beh, io lo dicevo sempre che questa è una miopia psicologica. È vero, vero. E adesso li porti ancora gli occhiali? No, li ho proprio buttati via. No, tutti quanti gli dicevano, li devi portare, lui, niente, devo riuscire. Ecco, adesso vediamo un po' se con questa terapia relazionale riusciamo a risolvere i problemi, Sì, ma scusate un attimo, adesso... Quali sono questi problemi? Insomma, veramente, c'è un altro fatto, no? Che lui conosce le ragazze, no? Le ragazze, sì. Vuole uscire con le ragazze, insomma, sai, tutte queste compagne di università che tiene lui, no? E lui vuole uscire, conoscere, e non vede. Oh, non è che non vede per via della miopia, Proprio, non le vede. Cioè, lui non vede la... Cos'è che non vede? No, ora ti spiego, Stefania. Una cosa è la vista, no? E una cosa è la visione, capisci? Ecco, ora io voglio vedere la mia natura e poi estrovertirla attraverso la vista, no? Hai capito quello che ti voglio dire? No. Ti spiego. Mi sto sforzando, ma non lo capisco. Cioè, io percepisco, non so, di giocare, no, di scherzare, però questa percezione che io ho sempre avuto, a un certo punto si blocca, no? Perché appunto io ho avuto questi traumi che ti ho detto. Ora, questa percezione è più forte, infatti lo vedi che io mi muovo più liberamente, parlo più liberamente. Ecco, scherzare ancora sento di scherzare, però non c'ho l'abitudine, cioè questa mia natura che appunto io ho sempre avuto non c'ha l'abitudine, non si è ancora estroflessa. Ecco perché ti ho spiegato la differenza fra la vista e la visione, no? Capito, no? E in questo la mamma non ti può aiutare. Come? Io cerco in tutti i modi. No, lui per esempio dice, no? Esco con una ragazza, voglio uscire con una ragazza, e poi mi dice, e quella mi dice, guarda lì. E lui non vede. Non vede? No, proprio non la vedo, no? Cioè, io magari percepisco che lei, ecco, non so, parliamoci chiaro, magari io le piaccio, no? Perché io questo lo capisco, lo sento dentro di me, perché io ho questa natura dolce, no? Cioè, non è che lo faccio apposta, non è che mi sforzo, è proprio così, sono spontaneo, no? Quello mi diceva, prendi una ragazza, magari fai le cose forzatamente. No, io non ci riesco, cioè, questo proprio, no, proprio non ci riesco, capace. Non sono così, no? Vero? No, assolutamente.
Scusate un attimo. Dunque, allora io poi prendo la sfoglia e cosa devo fare poi? Ah, e devi fare che devi scongelare la sfoglia. Sì, no? Ah già, che deve essere surgelata. Surgelata, devi scongelare la sfoglia, poi devi comprare il filetto, quello devi ordinare a Giovanni 2 o 3 giorni prima. Non è il controfiletto? No, il filetto. Ah, il filetto. Bello, magro. Sì. E poi devi comprare il foie gras. Così. Il fegato grasso, quel tartufato. Ah, quello con tutti i mondini neri, quello francese. E poi i funghi. I funghi champignon. No, i porcini, quelli secchi. Ah, quelli secchi che ti si strizzano. Sì, che li devi mettere nell'acqua, sciacquo, poi devi strizzare bene. Sì. E poi, insomma, fai rosolare il filetto. Col che ci mette un po' di cipollina. No, soltanto i rosmarini, che sennò si ammeschino gli odori, per carità. E fai come un arrostino. Un arrostino. No? Poi lo fai raffreddare. Sì. E quando è raffreddato, stiri la sfoglia, bello bello. Tutta distesa, tutta bella tirata. Poi metti sopra l'arrostino il fegato grasso. Sì, quello, sì. Poi sopra ci metti i funghi belli strizzati, con le mani bagnate, così. Si attacca bene. Poi chiudo tutta la pasta, faccio ciac come un francobollino. E dopo? E dopo lo spennelli. Una spennellata di chiara d'uovo. No, Leone, quante volte ti devo dire che per chiudere le cose devi fare il rosso d'uovo. Ah, il rosso d'uovo come fai col panzerottino che fa la crosticina. È bello. E poi bisogna metterlo dentro una mezz'oretta nel forno. Una mezz'oretta dentro al forno. Caldo il forno. Bene, guarda, io ordino giovedì il coso da Giovanni. Non discordare. Poi te lo faccio sabato, te lo faccio sabato. Dunque. Sì. Io ho riflettuto un po' su questo tuo problema, Leone, e sono arrivata alla conclusione che tu forse sei ancora troppo piccolo per andare con le ragazze, cioè per avere un rapporto affettivo. Perché dalla storia che voi portate, e questo è un discorso che, se ricordate, abbiamo fatto anche l'anno scorso, la tua vita è cominciata 5 anni fa. C'è stato questo grosso maternage della mamma che forse è riuscita peraltro a spingerti l'anno scorso, se ricordate, litigammo su questo, cioè sul problema di separarsi. E giustamente anche. Perché se è in corso un maternage, cioè se c'è un bambino piccolo che la mamma sta tirando su, il problema di separarsi è difficile, è duro. Perché la mamma e il bambino, quando il bambino nasce, cominciano in questo modo. Poi, lentamente, 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 si devono separare. Eh sì. Ecco, se tu ricordi, quando l'altro anno vedemmo che la tua vita era cominciata 5 anni fa, cioè dal momento in cui c'è stato di nuovo questo rapporto con la mamma, e i bambini da piccoli sono ciechi, non vedono. Questo discorso l'abbiamo già fatto. Quindi il fatto che tu vedi meglio in questo momento significa probabilmente che piano piano, lentamente, lentamente,
Madre e figlio si stanno separando. Però forse sei ancora troppo piccolo. Sei troppo piccolo per avere un'altra donna importante nella tua vita. Non è ancora il momento. Ma vedi, Stefania, il mondo mica aspetta me, no? Cioè, il mondo oggi non è come il paese d'Alice. Il problema è semplice. Cioè, semplice, è complesso in realtà. È semplice e complesso allo stesso tempo, no? Il problema è che dobbiamo aiutare questa crescita. Eh già. Perché adesso possiamo considerare che suo figlio, come età psicologica, ha 12 anni. Diciamo che è la pubertà. Diciamolo. Bisogna fare questo sforzo perché suo figlio arrivi a 29 anni. Mamma mia! Ma ci dobbiamo arrivare e forse ci dobbiamo mettere un po' meno di 15 o 20 anni. Sì, perché poi, insomma, io non voglio che lui ci abbia tutti questi problemi, no? Perché a lui gli piace stare con le ragazze, uscire, stare. Signora, perché suo figlio non abbia più questi problemi, bisogna aiutare lentamente. Lentamente, piano piano. A crescere. Come diceva il professore, lentamente, piano piano, così, fatta con lei, così. Perché si ricordi, signora, che se suo figlio non avesse avuto lei, perché il perno della situazione sono io, lei capisce? E lui non c'ha nessuno. Vedi, ci sono dei momenti in cui io vedo meglio, no? E degli altri momenti in cui torno indietro. È per questo che non riesco ad approfondire il rapporto con una ragazza. Eh sì, e questo è il nodo. Lui vuole uscire, conoscere. Sì, ciao, come stai? Basta, e invece lui vuole uscire, si sa, è giovane, si sa. Secondo me Leone è ancora troppo piccolo. Per fare questa terapia relazionale? No, no, anzi. La terapia relazionale può invece proprio servire per aiutarvi. Perché se Leone cresce, si allontana dalla mamma. Si allontana. E questa potrebbe essere una cosa. Si allontana non nel senso affettivo. Si allontana, è logico, perché conosce una ragazza. Ma l'affetto per la mamma è logico, la mamma è la mamma. No, lei voleva dire, io ho capito, indipendenza nei confronti del mondo esterno. No, io ho capito quello che vuole dire lei. Lei vuole dire questo, no? In pratica, tu conosci una ragazza e ti stacchi. Perché l'affetto per la mamma è una cosa e l'affetto per quella ragazza è un'altra. E allora non c'è più quello che c'è adesso, no? Che insomma, tu pendi dalle mie labbra. La linfa, no? Cioè, come la pianta che ha bisogno della linfa, no? Perché io ho cercato in tutti i modi di fare e qualcosa ho fatto e a qualche cosa siamo arrivati, no? Dall'anno scorso a quest'anno, come lo trovo? Anche dal punto di vista psicologico, proprio a prescindere dall'età, no? Non lo trova più aperto, più... Io vedo due cose importanti che Leone comincia a vedere. E vedere, tra parentesi, gli permette di studiare, di fare un sacco di cose. Quindi un passo avanti l'abbiamo fatto, no? È nato un processo di crescita. Sì, perché io lo studio, lo vedo, ogni giorno lo vedo. Sì, ma forse bisogna un pochino accelerarlo. Questo bambino che c'è in te deve crescere. Ma questa accelerazione può essere un bene, sì, ma può essere un male. Infatti, no? Ieri, quando lo sono andata a prendere all'università, perché io lo vado sempre a prendere quando esco dal lavoro, lui da lontano mi ha visto. Sì, prima no, prima no, mai. No, prima mi aspettava, ma non mi vedeva. Invece ieri mi ha visto da lontano e ce n'era un bel po' di distanza. Quindi un passo avanti l'abbiamo fatto, altro che... Sì, ma questa mamma terapeuta ora si troverà ad affrontare una delle cose più difficili per il terapeuta. Che è il paziente che si allontana. Quando poi il paziente è anche figlio, per una mamma diventa ancora più difficile. Sì. Ecco, questo è forse il lavoro che dovremo fare insieme. Perché Leone dovrà capire che la mamma è anche contenta che lui diventa grande, autonomo,
E lei sa che è la cosa più difficile per i terapeuti, signora, la crescita, l'abbandono. Sì. Signora, bisogna muoversi però. Per questo sono venuta da lei, scusi. Signora, questa è una cosa che può fare solo lei. Io cerco. Io voglio. Io voglio fare qualche cosa. Qualsiasi cosa. Perché io non ne posso più. Quando lo vedo che si soffoca così, no? Che gli prende il blocco alla gola e anche al cuore, no? Che è tutto in mobilità. In due parole, la sua natura è bloccata. In due parole, perché lei c'ha esperienza, no? È intelligente, ecco. Insomma, questo allontanamento da me lo ha proprio ammazzato, no? Perché lui era uguale a me. Questa natura che gli hanno rubato, lui a 2 anni era uguale a me, dalla A alla Z. E invece adesso c'ha tutti questi blocchi qua. Insomma, la sua natura non fuoriesce, non si estroflette, ecco, è tutto chiuso in se stesso. E allora l'altro giorno mi dice, e c'ho un blocco qua, e c'ho un blocco qua. E l'altro giorno, per esempio, no, mi si stava soffocando. E tengo una cosa qua, e tengo una cosa qua, e si stava soffocando alla gola. E allora io non lo posso mai lasciare solo. Insomma, perché quando gli piglia questa cosa qua, lo devo portare all'aria aperta. Io ho bloccato il mio linguaggio per tutta la vita. No. E io mi sento morire quando succedono di queste cose, capisci? Perché siamo tutti preoccupati, non sappiamo più che cosa fare. Io ho fatto qualsiasi cosa, qualunque cosa, e prima si pensava che fosse pazzo. E analisi, e neurologo, niente, non c'ha niente. Tiene soltanto la psiche, frascica, frascicata. Insomma, che cosa si può fare? Che cosa dobbiamo fare? Leone, vai a sederti su quella sedia. Su quella sedia? Lì? No, gira la sedia, non ci devi guardare. Ecco, questa è la situazione a cui dobbiamo arrivare. D'accordo? D'accordo. Pardon. È un cammino lento, ma questa è una diade madre e figlio che bisogna separare. Mi rendo conto che questo discorso è emotivamente molto forte, ma proprio in base al suo discorso, che Leone deve stare bene. Questa è la situazione a cui dobbiamo arrivare. Leone ha 29 anni e non può stare bene vivendo come un bambino di 12. Glielo dico con molta chiarezza. Anche se mi rendo conto che le sto dicendo una cosa... No, no, perché a me mi piace essere chiara. Una cosa molto dura, no? Perché in qualche modo l'aiuto che può venire da una terapia è finalizzato all'autonomia, d'accordo? D'accordo. Perché se Leone rimane lì e pensa sempre solo al passato, Leone può stare solo male. Perché non è fisiologico. No, non è che pensa al passato. È questo blocco che c'ha. Non è lui, poverino. Lui non vede. E non vedendo la sua natura, non c'ha la visione delle cose. È questo il fatto. Non è lui. Signora, i blocchi per Leone sono il sintomo di una situazione che non può andare. D'accordo? D'accordo. Ora, il problema su cui dobbiamo lavorare è questo. Perché se fosse così semplice, uno sposta 2 sedie. Già, l'avremmo già fatto. E invece non è così semplice, anche perché a quella sedia lì, Leone ci deve arrivare piano, senza nuovi traumi. Già, piano, e se no i problemi si accavallano gli uni sugli altri. Perché altrimenti se noi tentiamo di distaccarvi così,
succede come alle molle, che poi vi riavvicinate di più. Ma non si potrebbe fare una terapia che non sia proprio staccare, interrompere questo affetto che c'è? Signora, non è un problema di bloccare l'affetto. Voi vi vorrete sempre molto bene. No, no, perché io non vorrei che poi lui rimanesse troppo isolato. E allora, mamma mia! Non è in ballo l'affetto, signora. Perché in un rapporto tra madre e figlio, l'affetto rimane, anche se le persone sono lontane. Questo suo figlio, se vuole vivere la sua vita e stare bene, si dovrà sposare. Dovrà lavorare. Dovrà lavorare, anche perché... No. No, signora, scusi, mi lasci finire. Dicevo, suo figlio dovrà avere un mondo dove c'è anche la mamma. È naturale. Con queste cose bisogna imparare a convivere. Tra voi due ci deve essere un movimento di avvicinamento, ma anche di... allontanamento. Certo, perché poi quando gli vengono queste cose qua, in pratica se la prende con me, no? E dice: mi hai abbandonato. Ma io in pratica non l'ho abbandonato, perché bisogna vedere com'era la situazione allora a casa, no? Lui inconsciamente dice: mi hai abbandonato. Però poi razionalmente dice: no, non è vero, ti voglio bene mamma, capisce? Allora io dico, se si può fare una terapia di riavvicinamento, no? Di modo che lui si toglie tutti questi blocchi qua, riprende la sua natura e vive la sua vita, logicamente sapendo di avere la mamma. Il difetto di Leone, signora, è che sta in una posizione sbagliata. Non sta in una posizione fisiologica per l'età. Ma io penso che gli passerà. Perché è intelligente, eh. Anche sui libri come impara. Anche i medici hanno detto: signora, come impara questo ragazzo, mamma mia. Signora, non è una questione di intelligenza. No, perché è intelligente, perché se non ci fosse stata l'intelligenza, saremmo andati per vie traverse proprio. E allora bisogna fare questa terapia così blanda, naturale, no? E che lui nemmeno se ne accorge. Così riprende la sua natura, che poi è la mia natura, no? Intendiamoci, anch'io c'ho i miei difetti, no? Leone, come ti senti? Come ero prima, come quando stavo là. Mi sento qualcosa, no, che sale... Come quando sono entrato. A cosa stavi pensando? A niente. Sinceramente, a niente. Vedi di essere sincero. No, no, sinceramente a niente. Mi sento un qualcosa che sale qui agli occhi, no? Per esempio, l'altra sera, no, stavamo mangiando le pere e lui fa: madonna mia, vedo tutto buio, vedo tutto nero, mamma mia. Mi sentivo un po' di blocchi. E mi si spaccano gli occhi. Adesso il blocco lo sento, ma delicatamente, no? Delicatamente. Signora, può non aiutare Leone? Ma come posso non aiutarlo? Lei non sa quello che gli succede quando gli vengono questi blocchi qua. Se non ci fossi stata io. Se non ci fossi stata io tutti questi anni. No. Meglio ridere, va. Signora, non stavo parlando del passato, stavo parlando di adesso. Ma non sono cose di tanto tempo fa, sono cose di questi ultimi giorni. Stavo parlando di qui, adesso. Se lei lo aiuta sempre, Leone, che ne sa? Che ne sa se è capace? E io lo lascio libero, completamente libero. Se no, che fa? Che sta sempre attaccata alla gonnella? Io solo in questo periodo l'ho aiutato perché stava male, perché quando gli prendono questi blocchi qua non c'ha la visione delle cose, non vede la sua natura. Questo me l'ha detto anche il professore, per questo glielo dico, no? Leone, puoi tornare qui.
Metti a posto la sedia. Mi sento qualcosa qua, no? Qualcosa di strano. Le stesse cose che sentivo prima, no? Questo blocco che sale piano piano agli occhi, no? Che sale, sale sempre, no? Madonna. Adesso facciamo il contrario. Signora, vada lei laggiù con la sedia. Con permesso. Così va bene? Perfetto. Come ti senti? Mi viene da ridere. Perché ti viene da ridere? Ma così. Mi viene spontaneo, no? Mi viene da ridere, te l'ho detto. Anche a te viene da ridere? No, io non rido. Osservo solo che è la prima volta in questa seduta che ci sono 10 secondi di silenzio. Io non lo so perché mi viene da ridere. Allora, Leone, se la mamma sta lì, hai paura? Francamente non so che dirti. Non lo so, mi viene da ridere, te l'ho detto, non pensavo a niente. Riflettici un secondo. Se la mamma sta lì, c'ho paura? Hai paura di parlare con me se la mamma sta lì? No. Paura di parlare? Con te? Non lo so. In qualcosa sento. Non so spiegarmi. Nel momento in cui tu me l'hai detto, sì. Signora, lei come sta? Bene. Oddio, pure io mi sento qualche cosa, ma
E c'è anche un po' di stanchezza, bisogna considerare, intendiamoci. Cosa sente? Certo, quando mi stacco, in quel momento sono sempre preoccupata. Il pensiero che lui è lontano, beh, questo sì. E adesso lei sta un po' preoccupata perché Leone... No, no, niente. Questo succede se c'è una lontananza di ore. Ma adesso qui... No, 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 adesso no, no, no. Io invece sai quando lo sento? Quando qualcuno me lo dice. Tu, per esempio, adesso mi hai detto... Hai paura? Ecco, allora qualcosa mi sono sentito. Signora, io ho voluto... Signora, può tornare qui. Oh, pardon. Signora, io ho voluto fare questa cosa perché... Come ti sei sentita? Ma niente, un po' qui agli occhi. Signora, dicevo, io ho voluto fare questa cosa per farle vedere che qui, adesso, lei può anche non aiutare suo figlio. Perché Leone se la sa cavare benissimo da solo. Certamente! Me lo dicono tutti quanti, che lui si disimpegna abbastanza bene, no? Però il problema è che c'ha questo blocco qua e allora non vede la sua natura. Per esempio, quando cammina, no? Posso dire una cosa? Per esempio, l'altro giorno ho conosciuto una ragazza, no? E allora ci siamo visti per qualche giorno. Allora noi ci vedevamo così per parlare, no? Io volevo solo giocare. E allora lei a un certo punto mi fa, ma allora che ci sei venuto a fare qua? Così, perché mi fa piacere venirti a trovare, no? Sì, poi quando viene a casa... No, 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 io volevo continuare perché avevo capito che lei aveva un carattere così molto, molto vicino al mio, no? Però non riuscivo ad esprimermi, no? Allora lei, a un certo punto, che aveva capito qualcosa di me, mi fa... Beh, ma allora che fai? E allora io gli faccio... Ma vabbè, così ci vediamo un altro giorno. E ogni volta va a finire così, no? Lui dice, io esco con una ragazza, poi torna e gli dice, niente, mi sono bloccato. E io gli dico, vai di qua, e vai di là, e vai di là. E lui, niente, non vedo, niente, mi blocco, niente, non vedo, niente, mi blocco. E quindi soffre. Perché lui vuole uscire con la ragazza. Sì, sì, io voglio vedere fino in fondo, no, quello che mi succede, no? Ecco, e lui, non vedendo, non vede la sua natura, che dovrebbe essere la nostra natura. E a un certo punto... mi squaglio. E perché poi quando viene a casa, non è che se la piglia proprio con me, insomma, se la piglia con questi blocchi qua, perché dice non posso uscire con questa ragazza. Eh sì, poi c'è un'altra ragazza. E questo è il nodo della situazione. Eh sì, il nodo, no, perché io mi sento come se, non so, come se mi volessero mangiare, no? E, insomma, io dico, non c'è una terapia che possa... Posso svegliarlo. Svegliarlo. Sì, però io sono fin troppo sveglio, no, già, mamma? Sì, sì. Allora, no svegliarlo, insomma... Una cosa che sblocca. Sì, perché io c'ho come una corazza, no? Vero? Hai mai avuto rapporti sessuali con una donna? Rapporti sessuali con una donna? No, no, mai, a quello mai, ci penso no, io. Mamma glielo può dire meglio di me, mai. No, perché a lui gli piacciono le cose. E così non sai da che parte incominciare. Sì, in poche parole sì. Beh, insomma, se secondo i canoni tradizionali, no. Secondo i nostri canoni, sì, sì, saprei benissimo come cominciare. Però bisogna vedere le ragazze come sono, no? C'è tipo e tipo, no? Per questo ho paura, perché io mi sento il mio spirito, la mia natura. Però bisogna vedere poi le ragazze come sono, mamma lo sa. Perché c'è spirito e spirito in tutti i sensi, ecco. Perché io a lui l'ho capito. Sì, io sono così, giocherellone, no? Per natura. A lui gli piace. Giocare. Insomma, anche se deve arrivare al fatto materiale, no? A lui gli piace arrivare così, bello, dolce. Perché, insomma, lui non è per il materialismo. Sì, sì. È perché noi siamo sentimentali. Lui è un sentimentalone. Sì, 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 lei è proprio così. Sì. Diglielo come sei tu, diglielo. Beh, sì, e io proprio così sono. Che a me, se un uomo mi piace proprio, no?
Anche se poi devo arrivare al fatto materiale. E prima me lo devo carezzare, lo voglio bene, veramente, no? E lo bacio, lo carezzo. Perché noi non siamo tipiche, diciamo, ma su, andiamo. Sì, sì, anch'io sono così, no? Quando sento che c'è una ragazza che mi ispira, no? Cioè, che capisco proprio che mi ispira, no? Allora io mi sento bene, no? Sento una cosa che sale, dolce, no? Mamma l'ha visto, poi in quei momenti io mi sento benissimo, dimentico ogni male. Poi anche le ragazze lo vedono, no? Forse lo capiscono dal mio sguardo, no? Perché io ho questi occhi, no? Così belli, no? Bene. E anch'io lo vedo, no? Solo che a un certo punto poi mi sgonfio, mi squaglio. Ti spaventi, ti fai venire il blocco, Scapiglia. Sì, adesso mi viene da ridere, ma in quei momenti, porco cane! Per esempio, quando telefono al paese, no, allo zio, lui mi dice non ti preoccupare, faceva così pure da ragazzo e fa così pure ora, digli che va con la prima ragazza che viene, no? E così glielo dici, tanto per spronarlo. E allora io dico, no? Che se lui si sprona, riprende questa sua natura, gli passano questi blocchi qua, no? Perché lui, non vedendo la sua natura, non gli sembra di avere la mia natura, ecco. E allora non vede. Anche la vista, per esempio, non lo aiuta. Ora io dico, se con questa terapia, no, lui si sblocca, vedrà anche meglio. Sì, vedi. Vedi, io percepisco magari che una ragazza può avere una natura bloccata, no? Peggio della mia, no? Cioè, quando sale l'emotività, tu mi insegni che uno scarica questa emotività in quel momento, no? Se anche l'altro scarica l'emotività nello stesso momento, allora addio, no? Cioè, è finito tutto, no? Cioè, hai capito quello che voglio dire, eh? No, io capisco una sola cosa. Che Leone ha paura. Ha paura di non esserne capace. No! Non è questo! No. Su questo proprio non ci siamo, no? Ha una paura grossa come una casa, ma ha paura perché non l'ha mai fatto. Come fa un ragazzo di 29 anni che incontra una ragazza che gli piace a dirle o a proporle questa situazione? Guarda che è la prima volta, eh? Come fa un maschio, per di più meridionale, a proporle questa cosa? È per questo che hai paura. Ma vedi, Stefania, io purtroppo ho sempre avuto paura, no? Perché sono vissuto in una certa condizione, cioè aspetta, non è che io ho paura, no? Ho paura prima, ora, adesso io non ho paura, no? Che ne sa la gente che io ho 29 anni? Tutti quanti me lo dicono che ne dimostra molto meno. Nessuno sa che io ho 29 anni, no? E io mica glielo vado a dire a tutti, no? Sì, ma quando entri in rapporto con una ragazza... Questo è il punto. Le devi dire molte cose. L'età non conta, l'età è relativa. Sì, io per esempio se dovessi sentire il mio spirito, io ho 29 anni, proprio non me li sento, no? 29 anni per l'opinione comune sono chissà che cosa, allora... Sì, infatti i professori, no? Mi hanno detto, quell'età... siamo esterrefatti, oggigiorno, un ragazzo così ben educato, con un animo così buono, madonna mia! E poi guarda, scusa, questo fatto del maschio meridionale, come dici tu, no? Cioè, a me non me ne frega proprio niente, scusa, che cos'è questa tradizione maschio, femmina, se poi noi non ci andiamo mai avanti, se poi restiamo sempre lì, fermi, allo stesso punto, no? L'America va nello spazio e noi siamo qui sulla Terra, a me piace volare. Lo vede quanto è moderno, se non fosse per questi blocchi qua. No, adesso ecco, vedi, non sono i blocchi, no, adesso è Stefania che mi mette un po' in imbarazzo, no? Io ti metto in imbarazzo? No! Secondo, no? Cioè, se sei moderna anche tu, allora io posso volare, Oh, quanto è moderno, ma... No, io dico le cose così come le sento, no? Cioè, per me non conta moderno, tradizionale, no? Io dico le cose così come le sento, no? Vedi, Leone, tu prima dicevi che io ti metto in imbarazzo. Io volevo metterti in imbarazzo.
per farti capire che dietro a questo blocco c'è un po' una paura. Il blocco mica arriva così per caso, da un momento all'altro mi sono bloccato. Dietro ogni blocco c'è qualcosa che lo provoca. Nel tuo caso c'è questa paura. Ma io vorrei capire quale terapia, quale via, quale miracolo. Sì, mi metto le ali e volo, no? Quale miracolo? Signora, lei stessa diceva prima che la terapia deve andare piano. Sì, certamente, piano. E allora non mi faccia questi discorsi, quale terapia, quale miracolo? Certo, certo, sì. La terapia la stiamo facendo, ma piano, una cosa alla volta. Adesso stiamo cercando di capire questa paura. Perché io non ho nessun dubbio che Leone sia capace di fare una serie di cose. Possa avere un bellissimo rapporto sessuale con una ragazza, per esempio. Il fatto è che lui non ci crede. Sì, perché io per questo, insomma, non mi ero pronunciata prima, no? No, lo so, però vedi, non è facile, no? Ecco, appunto. Bisogna trovare una strada perché Leone si convinca che si può. Sì, però vedi, io non è che voglio arrivare a... Cioè, io prima voglio giocare, eh? Sì, lo so. Ma questi sono discorsi dettati dalla tua paura. Quindi, lasciamoli da parte per ora. Ma... Lui... Il ragazzo ce n'ha una caterva, sì, eh? Sì, ce n'ho, ce n'ho. Non nel senso di averle, di possedere, no, nel senso di amiche, di parlare, di stare. Sì, però poi arrivederci e buonasera. Questo, arrivederci e buonasera. E invece lui vorrebbe uscire, conoscere, giocare. Sì, ma vedi, però se io poi esco con una ragazza e mi blocco, no? Quella che fa? Cioè io esco, no? Con lei, lei a un certo punto io mi blocco e lei che fa? Mi pianta, no? Poi quando arriva a casa, musica, maestro, e se la piglia con me e mi dice se non mi avessi abbandonato, se avessimo potuto vivere insieme, io non ci avrei tutti questi problemi e non starei così, ecco, oh. Tutto qua. Oggi sono stata proprio sincera, chiara. Chiarissimo. Sì, anch'io, no? Sono stato proprio chiarissimo. Sì, sì, anche lui oggi è stato proprio chiaro, perché altre volte... Oggi invece è stata una cosa bella, tranquilla. Leone, sei disposto a seguire un consiglio? Dipende che consiglio, no? Cioè, il consiglio... Il consiglio che quando mi blocco devo reagire, eh? Se fosse così semplice non ci verresti neppure in terapia, no? No, ma io giocavo, no? È un mattacchione. Signora, dà il permesso a Leone di seguire un consiglio? No, perché vedo che guarda lei. No, scusi, ma perché mi dice così? Io lo lascio libero, completamente libero, tutto quello che vuole. Lui mi dice, voglio 20.000 e io gli do 20.000, vai, comprati quello che vuoi, anche le scelte sue, no? Tutto, perché lui è libero in tutto e per tutto. Io sono moderna, sa, in tutto e per tutto. Lei sono i miei occhi. Io gli dico, io la penso così e tu pensala come vuoi. Soltanto quando vado a lavorare la mattina gli dico, questo non lo fare, quest'altro non lo fare. Ecco, tutto qua. Sì, perché io quando vedo che c'è una cosa che non mi piace, no? Subito c'è un blocco automatico, no? Vero, mamma? E poi non c'è problema, no? Perché con la luce del giorno io vedo meglio. Io vorrei, insomma, dottoressa, se lei mi potesse dare qualche cosa per la vista, ecco. Insomma, il consiglio non lo volete proprio. No, e glielo dia spassionatamente! No, glielo do la prossima volta. Ma no, glielo dia e può essere utile. No, io sono qua in attesa, no? Sì, ma io voglio la promessa che il consiglio sia seguito ancora prima di dartelo. Mamma mia! Non lo so. Cioè, vedi Stefania, io credo che tu me lo dovevi dare il consiglio prima, no? Quando stavo scherzando. Ora! Ora è il momento cruciale!
Va bene. Allora la prossima volta. Scusi, eh? E quando gli vengono questi blocchi qua? Che si sente soffocare? Eh? Io che cosa devo fare? Eh? Eh? Piano, signora, piano. Io la bacchetta magica non ce l'ho. Hai seguito fino in fondo, Rebecca? Sì. Come ti è sembrata? Bene, bene, ma come mai tanta cautela? Il ricordo dell'anno scorso. Cioè? Mi ero messa in competizione con la madre e ho fatto una seduta singola con Leone, o meglio, un pezzo di seduta. Perché? La madre a un certo momento si è precipitata nella stanza come una furia. Mi ha aggredita, me ne ha dette di tutti i colori. Capita? Sì, sì, capita, è capitato. Poi si è portata via il figlio, urlando per le scale che fra loro due non c'erano mai stati segreti di nessun tipo, che erano una persona sola. Ah beh. Oggi poi si sono ripresentati non so per quale motivo. Quindi io ho deciso di far finta di niente e di adottare l'unica possibilità. Come al solito, ridefinire in positivo la simbiosi e il maternage della madre. Esatto. Introducendo solo un piccolo elemento di cambiamento. Ma proponendola alla madre e non al figlio. Certo, che ogni buona psicoterapia si conclude con un distacco. Sì, se la terapia della madre sarà buona, il figlio si allontanerà da lei inevitabilmente. E la storia del consiglio, come al solito? Il solito mezzo per capire se i due sono disponibili a seguirmi concretamente nel cambiamento. Bene, dopo aver visto il quarto episodio di Specchio Palese, eccoci di nuovo con gli psicoterapisti che hanno partecipato a queste esperienze, sia come medici che come consulenti dei nostri filmati. Con noi, in particolare, è la dottoressa Maria Grazia Cancrini, che si è occupata del caso che abbiamo seguito fino a poco fa. La prima domanda che intendiamo rivolgerle è la seguente. Come mai due persone che presentano palesemente dei tratti psicotici, quindi abbastanza gravi da richiedere, forse tradizionalmente si ritiene così, un trattamento psichiatrico, si sono rivolti a una semplice psicoterapia di gruppo, a una semplice terapia familiare? Cioè,
noi partiamo sempre nel nostro lavoro dal cercare di capire, di comprendere cosa le persone ci stanno chiedendo venendo da noi. Io personalmente sono una psichiatra, ma considero alcuni aspetti del trattamento psichiatrico addirittura dannosi, l'impostazione medico-farmacologica, il ricovero, eccetera. Il problema è cercare di capire, aumentare la comprensibilità di ciò che ci sta passando davanti. Queste due persone sembrano proprio molto matte, anche come arrivano allo studio. Ricordo perfettamente il fatto di entrare, di chiedere immediatamente un appuntamento, di non avere in qualche modo grosse dimensioni su quello, qual era il contesto in cui venivano. Cioè, per loro credo potesse essere qualsiasi posto, ecco, non... Ci è sembrato in questo caso da prendere questa strana domanda terapeutica, quasi una domanda di supervisione da parte della madre sul lavoro terapeutico che lei in qualche modo sembrava stesse svolgendo col figlio. Tant'è vero che è stata una terapia molto breve, non più di 3 sedute. A cui un anno prima di quella che noi abbiamo visto ce n'era. Ma precedentemente queste due persone non si erano rivolte ad altri tipi di trattamento neurologico, psichiatrico, no? Non so rispondere a questa domanda perché non è mai venuto fuori, non è mai emerso. Un'impressione molto forte che dà la restituzione sommaria di questa storia è che queste due persone compongano nella loro follia, che a tratti anche qualcosa di poetico, perché io ho trovato struggente il duetto gastronomico quando sono rimasti soli in sala della madre e del figlio, insomma un rapporto per certi aspetti di una bizzarria persino graziosa a suo modo, però queste due persone sembrano due marziani, due naufraghi di cui non si riesce a capire quale possa essere la provenienza, come se si fossero fatti intorno a sé terra bruciata. Ora, queste due persone, è assolutamente inimmaginabile che sia così nella realtà, ci sarà una storia, ci sarà un contesto alle spalle e intorno a questi due esseri umani. Perché... Sì. Ed è la storia che ci dà degli elementi di comprensibilità, cioè che ce li fa apparire meno matti di quanto non appaiano nel vederli così. E c'è alle spalle una storia abbastanza tragica di separazione fra i genitori, con il bambino che finisce in istituto per un lungo periodo di anni. E la madre che in qualche modo riesce a riavere il figlio solamente quando questo è nella piena adolescenza. Ah, quindi questo maternaggio è tardivo. Sì. Può anche avere il significato di una compensazione, di un rimorso da parte Sembra proprio di sì, sembra che più che un rimorso, perché a lei è stato impedito in qualche modo di tenere il ragazzo. L'aspetto... bello di questa madre è il fatto che lei si impegna poi anima e corpo andandosi a studiare anche libri di psicologia, venendo a chiedere quasi una supervisione in terapia al suo lavoro di mamma. Ma il fatto che questa madre tenti di capire che cos'è una psicoterapia, di documentarsi, di leggere dei libri, di trasformarsi lei stessa in una psicoterapeuta, non sta a significare che presumibilmente lei già progetta in questo modo di proseguire il maternage sotto la maschera dell'interesse clinico, scientifico per il caso del figlio? No? Ma io preferisco, e nella terapia lo faccio, vedere l'aspetto positivo di questa sua grossa partecipazione. Certo, la madre può dare anche un'impressione di, in qualche modo, di parassita di questo figlio, però c'è questo aspetto estremamente importante che è il suo
voler fare qualche cosa per il ragazzo. Un'ultima domanda, dottoressa Cancrini. Nel corso di questa psicoterapia viene fuori molto chiaramente che le mete che ci si prefigge di raggiungere per questo ragazzo sono il lavoro, il matrimonio, una vita sessuale regolare. Anche in questo caso, non, l'ideale sottaciuto di questo tipo di psicoterapia non è un eccesso di normalità? C'è un modo di vedere i problemi psichiatrico-psicologici, che è quello che noi seguiamo in qualche modo, che tende a definire tutte le difficoltà in questo settore come problemi di trasformazione della famiglia e dei sistemi di appartenenza. Cioè il sintomo diventa un blocco nella evoluzione, nella trasformazione della famiglia, che è sempre il punto di riferimento. E la normalizzazione che noi in qualche modo perseguiamo è quella della trasformazione del quello che viene chiamato il ciclo vitale della famiglia stessa. Qui l'elemento che si cerca di introdurre con questa sorta di supervisione alla madre è il tema del distacco, della separazione, che in qualche modo è un evento fisiologico fra madre e figlio. E noi diciamo alla madre: un buon terapista deve saperlo questo. Non credo che in questo modo faccio un'opera di normalizzazione per cui tutti i matti sono tenuti a bada. Credo semplicemente di aiutare la famiglia, il sistema familiare, a superare un momento di blocco e di difficoltà. Bene, ringraziamo la dottoressa Cancrini per i chiarimenti che ci ha dato e ricordiamo ai nostri telespettatori che il prossimo episodio andrà in onda giovedì prossimo e che al termine della serie seguirà un dibattito di un'ora su alcuni dei problemi più seri, più gravi, più inquietanti che sono emersi e continueranno ad emergere da questa singolare esperienza di collaborazione tra psicoterapia e comunicazione di massa.